tutti e bentornati su Kawaii Gazette, io sono Lucia e in questo video assaggeremo insieme, o meglio io assaggerò, voi guarderete, i dolcetti che ci sono stati inviati per Natale, per regalo, dai nostri amici di Blippo, Kawaii Box e Japan Candy Box. Quest'anno ci hanno appunto inviato questo pacchettino pieno di dolci, molto inaspettato, noi non ce l'aspettavamo proprio, e abbiamo deciso di fare questo video assaggio, dato che ormai abbiamo rotto il ghiaccio con la telecamera, e questo video assaggio appunto per vedere insieme di che si tratta. Alcuni di questi dolcetti già li conoscevamo, li abbiamo già fatti vedere in video precedenti, altri invece sono nuovi, adesso vediamo insieme di che si tratta. Cominciamo proprio con un dolcetto che già conoscevamo, che sono questi, ovvero i biscotti stecco di Rilakkuma. Questi sono biscotti buonissimi, li avevamo già ricevuti sempre da Blippo in uno dei nostri primi video, e sono dei biscotti tipo i pochi ma non ricoperti di cioccolato. Ci erano piaciuti moltissimo la prima volta che li avevamo assaggiati e quindi siamo davvero contente che sono tornati in uno di questi pacchetti, perché sono davvero deliziosi. Adesso li apriamo, ve li faccio vedere. Ecco, sono dei semplicissimi biscotti nudi e crudi, sono buonissimi perché hanno questo sapore delizioso di vaniglia e miele, e davvero uno tira l'altro. Quindi tutti questi dolcetti li trovate in vendita da Blippo, quindi appunto se vi capita di fare un acquisto sul sito, prendeteli, costano pochissimo ma sono davvero davvero buoni. Me li mangerò tutti, credo, per merenda. Andiamo avanti con il secondo dolcetto, che sono questi biscotti panda. Questi non li avevamo mai mangiati, mai assaggiati, ma sono davvero carini perché proprio sono fatti con le faccine del panda ricoperti di cioccolato. Adesso li apriamo e li assaggiamo. Vediamo un po'. Anche la confezione dentro è carinissima. La cosa bella dei dolci giapponesi è che sono tutti impacchettati in maniera meravigliosa. Apriamo. Solito problema che non mi si aprono le confezioni, ma ho le forbici. Ho le forbici. E vediamo un po'. Ah, sono biscotti piccolissimi, microscopici. Purtroppo si sono attaccati tra loro. Cerchiamo di... cerco di staccarli, ma... ok, l'ho distrutto, poverino, perché da una parte ha il panda, ma il panda anche dall'altra parte. Da una parte al cioccolato, dalla parte al biscotto. Purtroppo sono tutti attaccati tra loro. Ah, questo è un pochino più integro. Eccolo, panda, panda. Sono classici biscotti al cioccolato. Non so perché, ma il cioccolato giapponese ha un sapore diverso dal cioccolato occidentale. Ha una specie di retrogusto di cocco. Penso che ci mettano del burro di cocco in mezzo per, non so, nella ricetta. Che a me sinceramente non fa impazzire come retrogusto. Però se a voi piace, cioè avete già assaggiato dolce al cioccolato giapponese, sapete che vi piacciono, sono buoni. Andiamo avanti, vediamo che abbiamo. Ah, questa la lasciamo per ultimo perché già so con cosa si tratta. Allora, vediamo, abbiamo delle caramelle, credo caramelle gommose. Eccole qua, una bustina di caramelle gommose. Apriamo anche questa con le forbici. Sì, sono tutte caramelline microscopiche con le faccine, credo siano da qualche videogioco, non ho la più pallida idea. Tutte gommose alla frutta. Questa credo sia la classica gommosa all'uva che cui siamo abituate.
qua ci sono anche arancioni, credo siano l'arancia. Molto buona, a me le gommose giapponesi piacciono un sacco, approvatissime. Proseguiamo con questi altri che dovrebbero essere dei biscottini, credo ripieni al cioccolato, non ho la più pallida idea. Hanno questa confezione, questo packaging un po' vintage. Sono anche questi piccolissimi, sembrano delle mini pagnottine. Hanno un sapore molto strano, non sono ripieni al cioccolato. Bianchi dentro. Hanno un sapore molto strano. Sono buoni. Sapore delicato. Sono davvero strani, mi aspettavo tutt'altro. Me li aspettavo ripieni al cioccolato o qualcosa del genere. No, sono molto buoni, molto buoni. Vanno in coppia con i biscotti secco di Rilakkuma, verranno mangiati più tardi. Continuiamo con queste. Queste sono andata a vedermi che sono, perché dalle istruzioni dietro non avevo ben capito. Sono delle caramelle gommose. Adesso le apriamo. Un'altra cosa bella delle caramelle giapponesi è che hanno sempre, quasi sempre, il cosino in plastica per richiudere le confezioni così non si rovinano. Sono delle caramelle gommose a forma di, sembra di roccia, di pietra preziosa. Eccole qua. Questa ad esempio dovrebbe essere al limone, credo. Normalissima gommosa al limone. All'interno però c'è questa polverina. Come c'è scritto dietro nelle istruzioni, questa bustina va aperta, messa all'interno della busta più grande e poi va mescolata. Apriamo la bustina con le forbici, come al solito, e versiamo il contenuto, che è una polverella bianca. Sembra talco, ma non è, ragazzi, quindi attenzione. La mettiamo qui all'interno, svuotiamo tutta la bustina magica. Adesso richiudiamo la busta e, seguendo le istruzioni, cerchiamo. In teoria, da quello che avevo capito, le gommose dovevano diventare caramelle dure, non lo so. Non sembrano diventate caramelle dure per niente. Sono solo ricoperte di una polverella, ma sono molli come prima. Rischiamo. Non ha cambiato nulla, a parte che sembrano un po' delle frizzipazzi, leggermente frizzantine, ma se dovevano diventare dure, non sono diventate dure. Quindi esperimento fallito, credo. Comunque sono buone, ma non sono magiche come scritto nella confezione. Finiamo con queste che avevo tirato su prima, che sono delle gomme che promettono di far diventare la lingua o nera o rossa. Ora, non vedrete mai la mia lingua, ve l'assicuro, ma vi dirò se davvero funziona. Quindi intanto apriamole. Apriamo la confezione, ci sono queste due gomme lunghe. Questa in teoria dovrebbe fare l'effetto rosso e questa l'effetto nero. Mangiamo un pezzettino. Sapore buono. Fidatevi che funziona. Adesso però vediamo se diventa anche nera con quest'altra gomma. Ok, anche questa funziona, non vi faccio vedere perché un po' mi vergogno, sinceramente. Comunque sia, ho la lingua nera, ho verificato allo specchio ed è così, quindi funzionano e sono anche molto buone, sinceramente, hanno un sapore ottimo. Quindi, ricapitolando, tra tutti i dolcetti che vi abbiamo mostrato,
Vi consigliamo assolutamente i biscotti di Rilakkuma, sia perché, vabbè, la confezione è carina, carinissima, ma sono anche buonissimi. Se vi piacciono i pochi, assaggiateli. Se non vi piacciono i pochi, assaggiateli. Perché per i miei gusti sono anche più buoni dei pochi, perché come vi ho detto, la cioccolata giapponese ha questo retrogusto particolare che è completamente diverso dalla cioccolata a cui siamo abituati. Io preferisco la cioccolata occidentale, diciamo, io sono una fan della cioccolata fondente, quindi questa cioccolata al latte aromatizzata vagamente al cocco, sinceramente è un po' stucchevole per quanto mi riguarda. E quindi consigliati, prendeteli assolutamente e prendete anche se potete, se volete, le gommose andate sempre sul sicuro perché sono buonissime. Poi sono molto carini anche i biscotti Panda. Quindi se vi piace il genere, prendeteli. Tanto sono andata a ricontrollare se si fossero indurite le caramelle, ma sono sempre molli. In generale, dolcetti buonissimi e ci sono piaciuti tutti, li mangeremo io e mia madre, penso, in giornata. E quindi grazie mille agli amici di Blippo, Kawaii Box e Japan Candy Box. E grazie a voi per averci seguito durante questo video assaggio. Ci vediamo alla prossima. Ciao!